Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana ha riconosciuto con proprio decreto la qualifica di medico chirurgo conseguita in Romania presso l'Università Dunărea de Jos attraverso l'aula remota di Enna. A comunicarlo l'amministratore unico del fondo Proserpina, Mirello Crisafulli. Siamo estremamente soddisfatti per questo provvedimento, spiega Crisafulli, che conferma la validità sin dal primo giorno di questo entusiasmante percorso che ha reso possibile il sogno della laurea in medicina per tanti ragazzi e ragazze. Il riconoscimento è stato emesso sulla base della valutazione della documentazione presentata. Documentazione che, comunica Crisafulli, è risultata essere completa e regolare, rilevando altresì la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo. L'Aspirien e la Nova Artis hanno avviato in partnership un progetto per intervenire in modo innovativo sull'ipercolesterolemia e sugli eventi maggiori che possono scaturire da alti livelli di colesterolo LDL. Il progetto nasce per migliorare la presa in carico dei pazienti attraverso l'analisi incrociata dei dati disponibili ricavabili da più fonti, spesso non collegate, per individuare nel territorio i soggetti a rischio ancora prima di essere colpiti dall'evento acuto della malattia cardiovascolare. L'Aspirien è la prima azienda sanitaria provinciale dopo la Regione Toscana ad aver avviato il progetto, dichiara il direttore generale Francesco Iudica. Il progetto prosegue e ci permetterà di attuare una migliore strategia di prevenzione del rischio cardiovascolare per governare in modo sempre più appropriato ed efficace la domanda di salute. All'Automobile Club Enna sono stati rinnovati il direttivo e il collegio dei revisori. Eletto presidente del consiglio direttivo Alessandro Battaglia, vicepresidente Ugo Gagliano, presidente del collegio dei revisori dei conti Andrea Maggio. L'elezione è avvenuta durante la seduta di insediamento degli organi sociali che si è tenuta lo scorso 20 settembre. Tornano sabato e domenica le giornate europee del patrimonio. In Sicilia l'assessorato regionale dei beni culturali dell'identità siciliana aderisce all'iniziativa con un calendario di eventi che, come nelle precedenti edizioni, amplia la normale offerta. In provincia di Enna, alla Villa Romana del Casale e il Museo della Città del Territorio Palazzo Trigona saranno aperti con orario continuato dalle 9 alle 19.30 e dalle 20 alle 23 al prezzo di 1 euro. Il Museo regionale di Aidone sarà aperto con biglietto regolare orario continuato dalle 9 alle 19.30, mentre dalle 19.30 alle 23 ingresso al prezzo straordinario di 1 euro. Anche l'Archivio di Stato di Enna partecipa all'evento con un'apertura diurna nella giornata di sabato dalle ore 9 alle ore 13 con ingresso gratuito, durante la quale sarà visitabile la mostra documentaria dal titolo Piccole storie nelle carte di riuso. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento di carte e cartone. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta della carta, nel pomeriggio la raccolta di umido, plastica e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.